Spesso gli studenti pensano che se un sistema fisico assorbe calore, allora si riscalderà per forza, quindi aumenterà di temperatura. Ma questo non è sempre vero. Questo esempio infatti dimostra che un gas, perfetto, malgrado assorba calore, si può anche raffreddare. Sembra una cosa impossibile, ma invece non lo è. Vediamo perché. Il motivo è che un sistema termodinamico, un gas in particolare, può scambiare energia con l'ambiente esterno non solo attraverso il calore scambiato, ma anche attraverso il lavoro subito o compiuto. Potrebbe quindi accadere che, malgrado il gas assorba una certa quantità di calore, però spende più energia di quella che riceve in forma di calore, la spende facendo lavoro motore. Facendo un esempio numerico inventato, il gas potrebbe assorbire 10 joule di calore, ma fare per esempio 15 joule di lavoro motore. Quindi il lavoro motore è energia che esce dal sistema, il calore assorbito entra, quindi entrano 10 joule e escono 15, un po' come se io ricevessi 10 euro, ma poi ne spendo 15. Allora, malgrado io abbia ricevuto 10 euro, siccome ne spendo di più, devo attingere alla mia energia interna, ai miei risparmi, così i miei risparmi diminuiscono di 5 euro. Nell'esempio appena inventato entrano 10 joule di calore, ma il gas compie 15 joule di lavoro e i 5 joule mancanti li attinge dalla sua energia interna, quindi cala la sua energia interna, diminuisce la sua temperatura, malgrado il gas abbia assorbito calore dall'esterno.